Amici, buongiorno e buona domenica. Sì, prima domenica di settembre, 6 settembre 2020, siamo intorno alle ore 8 e 15 minuti primi. Sono in piedi perché ovviamente ho fatto colazione, quindi se no la colazione mi si casca tutto. Bene, in questo primo video di quest'oggi parliamo di pallacanestro maschile, Lega Supercoppa 2020, giornata 2 del raggruppamento della New Basket Brindisi, che dopo la sconfitta casalinga contro Pesaro finalmente torna alla vittoria in quel di Roma battendo la Virtus per 90-69. Con i seguenti parziali 15-30, 26-19, 12-18, 16-23. Statistiche giocatori top 3 abbiamo Harrison per Brindisi 20 punti in circa 24 minuti. Campogrande per Roma 16 punti in quasi 25 minuti. Perkins per Brindisi quasi 18 minuti di gioco. Quindi a questo punto la classifica del gruppo D ci dice che Brindisi è nella stessa situazione di Pesaro, ovvero con una vittoria ed una sconfitta, mentre come abbiamo detto nel video di ieri sera, Sassari reduce dalla vittoria in quel di Pesaro è a 2 vittorie su 2. Brindisi ora sarà impegnata in pratica già domani 7 settembre proprio a Sassari e quella sarà una partita importantissima, una partita chiave secondo me, perché certo giochi in trasferta, però è anche vero che no, ogni partita ha una storia a sé, devono provarci i giocatori di Brindisi. Quindi, se da una parte avremo domani Sassari-Brindisi, dall'altra, sempre domani ci sarà Pesaro-Roma. Facendo dei calcoli veloci in maniera ipotetica, potrebbe evidenziarsi, diciamo, nel caso Brindisi dovesse vincere a Sassari, si ritroverebbe con 2 vittorie ed 1 sconfitta con Sassari. Nel caso in cui Roma battesse Pesaro, Roma andrà a 1 vinta e 2 perse, come anche Pesaro. Vabbè, questi sono tutti calcoli, però staremo a vedere cosa succederà domani, anche perché la Supercoppa adesso quindi entra nel vivo più che mai. Quindi ricordo, prima di chiudere il collegamento video, che la New Basket Brindisi, dopo la sconfitta della prima gara in casa contro Pesaro, batte in terra capitolina Roma per 90-69 ed ora domani già tornerà in campo a Sassa in Sardegna contro la Dinamo per provare quantomeno a giocarsela, a vedere un po' se abbiamo qualche possibilità di accedere ai playoff della Supercoppa. Io vi ricordo che subito dopo questo video, il tempo quindi di pubblicarlo, arriverà il video per quanto riguarda Milan Monza, poi ci sarà il video per la Formula 1 sulla gara. Vediamo un po' se facciamo anche il video su un Milan Bari femminile di ieri, non so, vediamo un po'. Bene, grazie a tutti, quindi io vi auguro un buon proseguimento di mattinata, buona domenica, noi ci vediamo sempre su questi canali, YouTube, Facebook. Un saluto a tutti, alla prossima e sempre viva lo sport in generale. Ciao alla grande amigos, ciao!